Ciao ragazzi, ben ritrovati sulla nostra rubrica Scimmiati Cinesoni. 2 mesi di utilizzo intenso per questo bellissimo prodotto della casa Umirigi, di nome di fatto ispirato al mondo delle corse, un colore fantastico, Umirigi F1. Andiamo a scoprirlo nella nostra recensione completa. Iniziamo subito la recensione di questo bellissimo F1, caratterizzato da un corpo totalmente in metallo, una doppia fotocamera semaforo posta sul retro da 16.8 megapixel con sensore da 1.7 mm. Molto piccolo, luminoso, ottimi risultati sia per quanto riguarda il reparto fotografico che il reparto video. Un doppio flash a LED, un sensore di impronte digitale, veloce e fulmineo, devo dire 10 su 10, non mi ha mai dato nessun problema. Una forma leggermente diversa dagli altri smartphone, quindi abbiamo una forma leggermente ovale. Sulla parte destra troviamo il tasto di accensione e spegnimento, il tasto di volume su e giù. Proseguendo troviamo il logo dell'azienda. Sulla parte bassa troviamo il jack di ricarica Type-C, il microfono, il connettore jack per le cuffie, l'autoparlante di sistema molto molto alto pur non essendo in stereo. Ero convinto che fosse in stereo, invece mi sono accorto dopo varie prove che si tratta di un autoparlante in mono. Sull'altro lato troviamo il carrellino per le SIM, quindi due nano SIM oppure una nano SIM, più la possibilità di inserire una micro SD per espandere ulteriormente la nostra memoria di altri 256 giga. Vi ricordo che abbiamo 4 giga di RAM e 128 giga di memoria interna, una batteria da ben 5150 mAh che supera altamente la giornata, anzi 2 giornate, e io addirittura ad uso intenso sono riuscito ad arrivare ad 11 ore di display acceso, una cosa veramente stupefacente, molto utile. Credo che tutti gli utenti siano molto interessati sotto questo punto di vista. Sulla parte frontale troviamo un pannello bellissimo e molto luminoso da 6,3 pollici che occupa il 93% della superficie, caratterizzato dalla goccia, con fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura focale da 2.0 che sia in condizioni di poca luce che sotto la luce del sole effettua scatti molto buoni. Devo dire, sono rimasto molto soddisfatto anche dalla fotocamera frontale. E abbiamo inoltre, cosa che gli utenti si lamentano, le notifiche, quindi è veramente veramente completo. In più abbiamo un Bluetooth 4.1, un Wi-Fi dual band rispettivamente 2,4 e 5 GHz, abbiamo il viva voce, lettore MP3, la radio FM, la torcia ed infine abbiamo l'NFC per i pagamenti contact, però non abbiamo la possibilità di avere la ricarica wireless, ma abbiamo lo sblocco facciale. Tutto pilotato da un processore MediaTek Helio P60 octa-core da 2 GHz. Passato al reparto fotografico, abbiamo una fotocamera anteriore da 16 megapixel con apertura focale da 2.0 che effettua degli scatti selfie molto molto luminosi, colori veramente reali e una buona qualità dell'immagine. Altra foto scattata all'interno della vettura, condizioni di meno luce, veramente sempre ottimi risultati da questo Umirigi F1. Passando alla fotocamera posteriore, abbiamo una 16.8 megapixel, ma vi ricordo che la seconda fotocamera serve solamente per l'effetto bokeh. Abbiamo un'apertura focale qui da 1.7. Foto al tramonto, devo dire che si è comportata egregiamente. Altra foto scattata il giorno di Pasquetta, giornata nuvolosa, il tempo da noi non è dei migliori, però abbiamo sempre degli ottimi risultati. Prossima foto, scattata a delle tartarughe sopra uno scoglio, veramente un'ottima qualità dell'immagine. Ultima foto, infine una macro scattata a questo albero in fiore. Umirigi, dopo il terzo aggiornamento, ha migliorato tantissimo il reparto fotografico, voto 10. Tornando a noi, prendo in mano il nostro Umirigi F1, voglio farvi vedere come abbiamo le notifiche qua su in alto nel notch e anche da questa parte, quindi non abbiamo nessun problema per quanto riguarda le notifiche. In più Umirigi ha implementato l'uso delle gesture, quindi ora vi farò vedere che, aprendo la nostra pagina Facebook Scimmiati di Tecnologia, uno swipe
verso l'alto e torna indietro. Mentre uno swipe e teniamo premuto un secondo, andiamo sul nostro task manager. Ok, ora passiamo al reparto gaming. Voglio farvi vedere quanto tempo apre il nostro gioco Real Racing. Vi ricordo che è un gioco abbastanza pesante. Si sta già avviando, come potete vedere. E ora voglio, scusate la notifica, farvi vedere una gara. Attendiamo il caricamento. Cassiamo. Gara. Non abbiamo nessun scatto, il gioco è abbastanza fluido, la grafica è molto molto bella. Siamo sui tipi di strada. Come potete vedere, non è assolutamente scattoso. Questo Helio P60 gira abbastanza bene, non ha nessun problema neanche per quanto riguarda il gioco online. Bene, allora usciamo con le nostre gesture, ascoltiamo l'audio. In mono veramente fantastico. Vi ripeto, ero convinto che fosse un audio in stereo, ma mi sbagliavo, ho fatto determinate prove. L'audio è mono, ma è veramente veramente ottimo. Torniamo indietro con le nostre gesture, eccole qua. Voglio farvi vedere un'ultima cosa che ho scoperto anche di questo smartphone, come vi avevo fatto vedere in precedenza col mio Uctel K8. Allora, prendo il mio lettore di schede. Voglio farvi vedere che anche questo smartphone ha la funzione di power bank. Inserisco nella presa, come potete vedere, si è illuminato. Appoggio un attimino lo smartphone, prendo il cavetto USB, lo collego alla presa USB. Siccome non ho altri smartphone adesso a portata di mano, prendo la mia nuova Action Cam e voglio dimostrarvi come questo smartphone ha la funzione da power bank, quindi non avete nessun problema anche se siete con alcuni amici in giro e hanno lo smartphone scarico, potete darvi la corrente voi senza nessun problema. Ecco qua. Come vedete, il LED si è acceso. Anche questa è una funzione che non viene descritta sulla sua scheda tecnica. L'ho scoperta, sono molto soddisfatto. Mi è servita tanto in giro perché ovviamente tutti gli utenti hanno sempre questa fissa della batteria scarica con questi smartphone con pochissima batteria. Ma questo Humidigi F1 con una batteria gigantesca da 5150 mAh. Ha una funzione veramente fantastica e lo consiglio vivamente a tutti gli utenti. Siamo alle conclusioni di questa recensione Humidigi F1, uno smartphone economico. Dalle caratteristiche di top di gamma potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 180-190 euro. Cosa volete di più? Abbiamo Android Pie, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, possibilità di espanderla sino a 256 GB. Abbiamo la goccia, abbiamo le notifiche, una batteria veramente gigantesca da 5150 mAh con funzione a power bank per un peso contenuto di 186 grammi.
Ve lo consiglio vivamente, quindi detto questo continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook, pagina Instagram, iscrivetevi sul nostro canale Telegram, iscrivetevi numerosi al nostro canale YouTube, condividete il mio video se vi è piaciuto, lasciate un like e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!